piacere, ma non aschi, sono un nerd che fa rapper. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Manuel Aschi. Oggi vi parlerò dei 5 cellulari più costosi del mondo. I 5 cellulari più costosi del mondo. In un'epoca in cui i cellulari hanno raggiunto prezzi esorbitanti, tanto da portare chiunque ad acquistarli a rate, indebitandosi per intere ere geologiche, per poi rompere l'iPhone appena uscito dal Media World, ecco la posizione numero 5, il Vertus Signature Diamond. Vertus Signature Diamond. Vertu è una società anglo-svedese conosciuta per produrre cellulari di lusso. Ogni cellulare è prodotto a mano da esperti istruiti per un anno nella Vertu Training School. Il Vertu Diamond è un cellulare che probabilmente ha lo stesso sistema operativo del mio tostapane. Ma chi l'ha acquistato probabilmente non gliene frega un cazzo, in quanto è fatto interamente in platino ed è decorato da 200 diamanti incastonati per tutto il cellulare. Il prezzo? $88,000. Incredibile! Un vero affare. Alla posizione numero 4 c'è il Black Diamond VIPN. Il Black Diamond VIPN. Questo cellulare della Sony Ericsson è stato progettato dal designer giapponese Sudo Magoto. Sono giapponese. Probabilmente si è ispirato al proprio telecomando di casa, visto l'aspetto. Il Black Diamond ha una scocca indistruttibile di carbonio ispirata a quella del Nokia 3310. Nokia 3310. Il prezzo? Soltanto $300,000. Cos'è che lo rende così costoso? Che cazzo è? Ma ovviamente i diamanti che sono stati inseriti sia anteriormente che posteriormente. In tutto il mondo ne sono stati prodotti soltanto 5 esemplari. Darei $300,000 per sapere chi l'ha comprato e soprattutto il perché. Alla terza posizione c'è, scusate la pronuncia, il Gold Vache Le Million. My mother who cry, Il Gold Vache Le Million. Con la stessa estetica di una banana geneticamente modificata. Vai bene! Il Goldfish nel 2006 ha vinto il Guinness dei primati mondiale come cellulare più costoso del mondo. Questo cellulare è realizzato interamente in oro giallo e in oro bianco, compresa la tastiera, casomai qualche amico vi volesse prendere per il culo per non aver preso la versione con tasti in oro. Barbone! Aggiungiamoci anche un'infinità di diamanti sparsi per tutto il rivestimento e arriviamo alla modica cifra di $1,300,000. $1,300,000, ma che cazzo! Questa è pazzia! Il secondo in classifica con un valore totale di $15 milioni è un iPhone 5, denominato iPhone Black Diamond. Commissionato da un ricco uomo d'affari cinese che si era stufato di comprare solo Huawei, questo assurdo smartphone Apple ha il telaio in oro massiccio e il tasto Home è un diamante nero da 26 carati. Così, se si blocca il tasto Home, devi cambiare solo il diamante nero. Che culo! E la parte posteriore è decorata da 600 perfetti diamanti bianchi. Ma la ciliegina sulla torta è il logo Apple, in oro massiccio, con altri 53 diamanti. Il prezzo? $15,300,000. Cosa? 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 E siamo arrivati alla prima posizione! Sì! Momento di grande commozione. L'iPhone 6 Falcon Supernova Pink Diamond. L'iPhone 6 Falcon bla bla. L'iPhone 6 Falcon Supernova Pink Diamond. La lunghezza del nome è direttamente proporzionale al suo prezzo, poiché costa la bellezza di 95 milioni di dollari. Soldi, 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 tanti soldi. Beati siamo i soldi, bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià. Interamente in oro 18 carati, sul retro è incastonato un diamante rosa, che probabilmente da solo ne giustifica il prezzo. Per il resto è un normalissimo iPhone 6. Facciamo un rapido e stupido calcolo. Io con il mio lavoro guadagno poco più di 1000 euro al mese. Barbone! Facciamo 1000 euro al mese per 12 mesi dell'anno. 12.000 euro in un anno per arrivare a 1.200.000. Devo moltiplicare per 100 anni per arrivare a 95 milioni. Devo moltiplicare per 79 e arrivo a 94 milioni 800.000. Ci siamo quasi, dai. 100 anni per 79 fa 7.900. Ci vorrebbero soltanto 7.900 anni della mia vita per poterlo pagare. Una cazzata. Beh, non so voi, ma a me mi viene da piangere. Ma a parte questo, vi saluto. Da Manuel Aschi è tutto. Al prossimo video. Ciao!